Innanzitutto grazie a tutti per questo orario strano, però era doveroso presentarvi il qui presente. Da quello che ho visto sulle vostre testate, sapete già, avete esaminato il curriculum, c'è poco da dire, lui ha un grosso passato oltre che di calciatore, ma soprattutto quello che interessa a noi di direttore sportivo con altre società blasonate. Mi preme dire che questo è il segno che il presidente e la società dà che siamo ancora vivi e vegeti nonostante tante polemiche e parole fuori luogo che siano state dette. Quindi c'è Fusco, ora è veloceto, potete fare le domande che volete. Grazie a tutti di nuovo e ci vediamo qui come al solito. Sono Pino Perotti. Buongiorno. Senta, domenica ero seduto vicino al presidente della San Benedettese e si chiedeva, è venuto, a loro chiedeva, è venuto il direttore sportivo? No, è venuto, c'era lei a fare. Certo. C'è anche qualche giornale, ho visto che insomma ha messo la foto, certo che c'era a fare. Sono arrivato sabato mattina, ho visto la rifinitura e sono venuto a vedere la partita. Perché dopo l'intervallo è sceso gli spogliatoi, non è più tornato. È stato con me il presidente a vedere la partita. Grazie a lei. Che si prefigge da questa nuova avventura? Beh, considerato che lei per diversi anni è rimasto alla Spezia, no? In varie funzioni, da calciatore, da allenatore. Quindi lei esce un pochettino da quel contesto e viene insomma in una piazza sicuramente molto esigente in un momento anche difficile. E beh, è evidente che questo è un momento un po' particolare, altrimenti non credo che insomma avessero cambiato i dirigenti precedenti, quindi è evidente che c'è una situazione insomma un pochettino particolare, diciamo così. Il mio obiettivo è l'obiettivo comune di tutti quanti noi, insomma in questo momento qui l'obiettivo è tirare fuori la San Benedettese da questa situazione abbastanza precaria e poi quindi poi dopo ci aggiorniamo settimana per settimana, è inutile fare chissà che cosa, dire, ne avrete sentite aiose di promesse, di progetti e roba del genere. Viviamo il quotidiano e cerchiamo di viverlo nel miglior modo possibile. Sarebbe da presuntuoso dire, voglio dire, in due giorni ho visto una rifinitura e una partita con un tempo, esatto. Un tempo, voglio dire, improbo, quindi questa è la mia prima settimana di lavoro, insomma sarebbe, senza offesa, sarei al Real Madrid se fossi così bravo da avere una rosa, un'idea calcistica di tutti i calciatori in questo momento qui. Comunque in generale si è fatto un'idea del... Che fa il mio lavoro, insomma, se non conosce almeno i giocatori più datati della San Benedettese, non conoscerli sarebbe un problema. È evidente che, insomma, partiamo su tutto questo aspetto qua, partiamo bene. È ovvio che vorrei fare una conoscenza più approfondita dei giocatori che fino ad oggi sono stati poco utilizzati. Per far cosa? Per fare un campionato dignitoso. Secondo me è una rosa che va analizzata bene, però i primi 11, 12, 13 pseudo titolari, cioè che hanno giocato finora, è una squadra che può fare la categoria bene. Sarebbe insomma anche poco rispettoso nei confronti dei ragazzi che stanno qui oggi. Il presidente ad oggi non mi ha dato tra virgolette nessun consiglio, avremo modo e maniera di confrontarci sulle cose, immagino. Ci parli un po' di lei, della sua famiglia, tutti il resto. Sicuramente. Subito. La mia famiglia, io voglio dire, ho fatto un percorso da calciatore, ma insomma ormai sono passati degli anni, però abbastanza brillante immagino per le caratteristiche che avevo io. Detto questo, insomma ho cominciato a fare
ho smesso a Spezia, ho cominciato a fare l'allenatore, poi dopo mi hanno visto i miei trascorsi, nel senso che avevo fatto 5 anni da calciatore a Empoli, la società di allora dello Spezia mi aveva chiesto di riproporre un po' il modello settore giovanile che facevano a Empoli, rifarlo alla Spezia. E io credo che i risultati, insomma, poi dopo siano venuti, in quanto abbiamo, insomma, fatto quasi tutti i calciatori in quel periodo lì fanno i professionisti, insomma, poi Sadik, Nura sono i due ragazzi un pochettino che ci hanno dato un pochettino più lustro, insomma, hanno permesso anche allo Spezia di fare plusvalenze importanti. Quindi dopo quel periodo bello del settore giovanile mi fu chiesto di fare il responsabile della prima squadra, in quanto anche lì ci fu un momento di crisi societaria tra virgolette tecnica, e subentrai all'allora direttore sportivo che era Budan, e gli obiettivi furono per tutti e due anni prefissati furono tutti e due raggiunti, in quanto, insomma, tutti e due anni lo Spezia ha fatto i playoff. Poi, insomma, la società ha voluto cambiare l'anno scorso e quindi sono rimasto tra virgolette a guardare, e oggi riparto con tantissimo entusiasmo in questa. Lei ha rubato qualche buon mestiere da Guido Angelozzi. Assolutamente, dovrebbe essere il mio padre putativo sotto questo aspetto qui, quindi e insomma ha lasciato un buon ricordo per San Benedetto. Spero di fare altrettanto. Poi, se vuoi sapere della mia famiglia, sono sposato, ho una figlia di 18 anni che studia a Parma, che fa l'università a Parma da poco, e c'è un ragazzino di 16 anni che anche lui, insomma, si diverte con il calcio. Sono sposato da quasi 20 anni, quindi insomma. Trasferire la famiglia qua oppure? Mia figlia si è trasferita ora a Parma, mi diventa difficile. Se Dio vuole che possiamo stare insieme un po' di tempo, perché no? Anche perché, voglio dire. Lei vende case. Bene, bene. Ci vogliono i soldi per comprare le case. Va bene. Senta, di solito quando si arriva in un posto da subentrati, no, magari si chiama il chi è stato, ci è stato prima. Lei ha chiamato la mazza per chiedere e avere, come dire, un'infarinata generale su quella che è la squadra, e poi la scorta di quello che lei, se eventualmente lo ha sentito, che impressione ne ha ricavato di questa Salmette? Certamente una prima impressione domenica scorsa. Le dico ciò che ho fatto, in quanto io so cosa prova un direttore sportivo a essere sollevato. Io ho chiamato il signor Lamazza, che non conosco, e mi sono detto ciò che sento, cioè mi è dispiaciuto per lui che è stato sollevato dall'incarico, felice per me, dispiaciuto per lui, però non siamo andati sicuramente sul tecnico, quindi ho fatto soltanto una telefonata di sensibilità sotto questo aspetto qui, perché la mia etica, la mia moralità mi impone di essere solidale con il collega, ripeto, non conoscere fino a, cioè di fisionomia non lo conosco neanche. Quindi la prima impressione che ne ha ricavato di domenica scorsa qual è stata? L'impressione è stata di una squadra in evidente ripresa, ben allenata, perché secondo me il secondo tempo di domenica sotto questo aspetto qua è la controprova su un campo, ripeto, improbo, però la squadra ha avuto la forza per andare a riprendere un risultato che secondo me ci vedeva sotto anche immeritatamente, e quindi sono andato a prendere un risultato che lo hanno ampiamente meritato sul campo. In queste condizioni, diciamo, la squadra di ripresa, il suo lavoro come si inserisce? Di osservazione, anche perché, voglio dire, posso fare ben poco se non, insomma, portare evidentemente un po' di serenità, un po' di concetti che mi hanno accompagnato nel mio trascorso. Poi se si riterrà opportuno, a gennaio porteremo evidenti correttivi. Parla sempre dei due tasselli liberi negli over, che c'è la Sandra. L'indirizzo è stato sempre quello che non si toccava fino a gennaio, si rimaneva così. Ho letto anche stamattina la dichiarazione del Presidente su un quotidiano
che diceva che vuole rimanere così. Io credo che noi abbiamo l'obbligo di effettivamente di guardare ciò che abbiamo in casa, poi dopo farò le mie considerazioni, evidentemente le porterò alla proprietà, se la proprietà riterrà opportuno interverremo. No, assolutamente, anche loro voglio dire, ora voglio dire la priorità è la prima squadra, però visto che sono molto sensibile ai giovani, è ovvio se insomma gli daremo un'occhiata sicuramente, se avremo modo e avremo soprattutto il tempo per farlo, però i ragazzi che lavorano qui devono essere sereni di continuare a fare il loro lavoro. Senta, la Samba adesso c'è un ciclo terribile, no? Cioè 5 partite con 5 secondo il mio modesto parere, che hanno dei valori tecnici superiori, evidente, rispetto alle altre. Lei teme particolarmente queste 5 partite o pensa che possano essere il termometro dell'effettivo valore di questa squadra anche in virtù di un possibile mercato? Ma no, io non è che temo, insomma tutte le squadre sono da temere, ma voglio dire, non è che siamo senza offese in Rocca Cannuccia, noi siamo la San Benettese e anche loro avranno modo di doverci ovviamente temere. Però insomma giocherei, andiamo, ci orizzontiamo alla settimana, andiamo a Terni e poi vedremo quello che succede. Una cosa per volta, insomma, non andiamo troppo in là. È ovvio che se ci mettiamo a guardare il giornale a vedere il calendario, insomma, diciamo, che facciamo? Ci spogliamo nemmeno. Invece ora è il momento di. Ho fatto una domanda. Un excursus sul futuro. Sì, sì, però. Nel senso che se lei valuta queste 5 partite come possibile. Io guardo. No, sì. Le guardiamo tutte, come diceva il mio collega, a vedere se si può riempire i due tasselli rimasti liberi degli oli. Andiamo a gennaio probabilmente. Le bello esordire, perché lei comincia adesso praticamente con una bella vittoria esterna. Ho esordito con un pareggio, perché di fatto ho esordito perché ho lavorato poco. Cioè, è lo auspicio. Ce l'auguriamo veramente. Anche perché mi pare, da quello che si è visto finora, che tutti questi nomi che circolano per Alpi Salò, Monza, quell'altro, Vicenda, non stiano proprio in salute, insomma, perché ogni tanto. Sì, però noi giochiamo con la Ternana, quindi la Ternana in questo momento qui. La Ternana l'ho visto un po' di dire. Secondo me è una squadra fatta con criterio, ha risorse. Giocherà domani, però sono tutti giocatori di, secondo me, di Serie B, abituati al turno infrasettimanale, perché la Serie B gioca spesso sabato, mercoledì, sabato, quindi però potrebbe essere, però è, insomma, è una, secondo me è una corazzata, secondo me è una squadra tra le favorite del campionato, però insomma. Monza, perché Berlusconi momentaneamente ha assunto delle massaggiatrici. Abbiamo i nostri problemi qui, cioè, teniamoci i nostri. Che idea si è fatto pochissimo tempo con questo girone anche con l'osservatore esterno? Molto equilibrato, non pensavo fosse così equilibrato, proprio in virtù del fatto che diceva il suo collega, non tutti stanno facendo chissà che cosa, e quindi è merito anche delle squadre cosiddette piccole dare del filo da torcere. Assolutamente molto equilibrato. Quindi se può vincere, vabbè, ma il calcio è così, si possono vincere, si possono perdere tutte le settimane. Bravo. Per lei che tipo di avventura è questa qui? Fantastica. È un entusiasmo che spero di trasmettervi. Perché la San Benettese è la San Benettese. È ovvio che voi l'avete già sentite queste cose, no? È troppo, a volte uno come me nella mia posizione diventa banale e quasi retorico, no? Perché insomma è la normalità delle cose, però io nasco nel, tra virgolette, nel culto della San Benettese, perché la mia prima esperienza fuori casa è stata a Lanciano, ed era il Lanciano che veniva a giocare contro i Solfrini, i Manari, i Pasqualino Minuti, quindi mi ricordo cos'era qui a San Benedetto. Mi piacerebbe ricreare quel tipo di ambiente. Poi sono tornato a distanza di 20 anni, sono tornato l'anno scorso, 2 anni fa, che giocava il ragazzo Manco. Il giocatore con il Lanciano è venuto a sì, 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 sì.
Ma parlo di, degli inizi di 90. Forse anche prima, non mi ricordo le date, però sono passati. Sono tornato e avessi voluto vedere San Benedettese e Parma 2 anni fa, perché volevo vedere la punta esterna, che poi dopo insomma è andato al Pescara Mancuso, e trovai un ambiente bellissimo. L'auspicio è di riproporre quel tipo di ambiente, perché proprio per gli altri far punti a San Benedetto in quel contesto è diventa difficile. Cioè, sono stati i direttori sportivi in passato che venivano in sala stampa a fare dichiarazioni sempre, e qualche altro direttore sportivo che veniva solo quando le cose insomma non andavano bene, per cercare un po' di compensare le situazioni. Lei che cosa vuole che io faccia? Vuole che io stia nel mezzo? No, io sono questo, io partecipo, nel senso non mi piace andare tra virgolette sui giornali, però sono sempre a completa vostra disposizione, nel rispetto del lavoro altrui. Se mi chiamate 5 volte al giorno probabilmente non rispondo, però se avete bisogno io ci sono, anche quotidianamente. È difficile che io non risponda al telefono, molto difficile, ovviamente se Matteo me lo permette, perché poi dopo per me l'ha quindi detto, si sente libero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. No, io non sono entrato. Non è difficile che faccia una disquisizione tecnica e durante e anche subito dopo la partita. Ero lì. Anche subito dopo la partita non credo che ci sia, abbiamo la lucidità per dire le cose. Quindi anche con l'allenatore, finita la partita, l'analisi è difficile che io la faccia. Preferisco sempre parlare il giorno dopo con gli allenatori. Senta, proprio su questo discorso, il suo rapporto con Roselli come sarà? Vediamo, oggi cominciamo, stamattina ci siamo visti, abbiamo fatto un po' l'analisi dei giocatori, la prestazione, la settimana tipo, e poi insomma io sono abituato a seguire tutti gli allenamenti, vedrete tutti i giorni al campo, tranne il venerdì e il sabato che probabilmente vado in giro a vedere le partite e poi mi presento la domenica al campo. Poi se fosse un'esigenza particolare mi piace anche andare in ritiro, mi piace vivere la squadra a 360 gradi. Mi hanno insegnato così. Conosceva già Fedeli? Per sentito dire. Chi è che non conosce Fedeli nel calcio? Presidente che fa rumore. Presidente. 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 Oh, assolutamente. Io ho lavorato con i Gaucci, ho lavorato con insomma anche con persone presenti tanto quanto Fedeli. Quindi insomma, i presidenti tirano fuori i soldi e tra virgolette hanno facoltà di poter dire e poter fare ciò che ritengono opportuno. I presidenti non hanno vita lunga, i direttori sportivi non hanno vita lunga. Grazie, grazie dell'auguro. Lo spero. Noi l'auguriamo tutto cuore. Grazie. Perché significherebbe insomma, che abbiamo fatto le cose fatte bene. Ma infatti non ho tolto nemmeno la valigia, Io sto con un trolley, andiamo avanti tutti i giorni, vediamo. Mi vuole dare la macchina, ma io la casa, ma io dormo in macchina, ve l'ho detto, non mi vuole niente. Pronto, ho comprato un camper. Va bene, no, io querelo se mi vengo appostato alla figura di Fusco, perché io non c'entro niente, è una scelta di Fedeli. Dal suo punto di vista, non so se vuole che io cosa conosco. Non devo di niente, assolutamente. Fabiani, chi è che non conosce Fabiani del calcio? Se non conoscessi Fabiani del calcio sarebbe un problema, voglio dire. Io ho parlato con il presidente Fedeli, è ovvio che poi dopo ci siamo sentiti anche col direttore Fabiani, ma è normale, voglio dire, è così come ho sentito Angelozzi, così come ho sentito altri 15 di direttori. Non ultimo, ma che ho sentito stamattina di Bari, quello che stava a Foggia. È normale, fra noi direttori c'è questo tipo di solidarietà, no? E di, insomma, di auspicio di fare un buon lavoro. Poi magari l'altro gufa quell'altro perché vuole entrare al posto suo, ma quello fa parte della normalità delle cose. Beh, Angelozzi ha fatto capire un po' che significa stare a San Benedetto. Ieri proprio mi ha chiamato e ha detto che lui è stato talmente bene che stava per comprare casa a San Benedetto. Poi non so come mai, ma lui c'ha i soldi, io no, lui può comprare casa. Vabbè, guida ormai.